di formazione laica e repubblicana. Ci siamo trovati praticamente. Bisogna superare, diciamo, il concetto della Bossi-Fini, eliminare il reato di clandestinità. L'ONU più volte ha sanzionato la possibilità di fare i rimpatri collettivi. Da questo punto di vista, gli accordi bilaterali, secondo lei, sono la soluzione giusta? Cioè, ne abbiamo solo quattro, per la verità. Poi abbiamo una cooperazione giudiziaria col Sudan molto discussa, e di accordi ne abbiamo solo quattro, però per esempio il rimpatrio di 29 tunisini a maggio ha implicato una gara d'appalto per trovare un charter, 29 tunisini, 71 poliziotti, un medico, un assistente sociale e un interprete. Ora fatevi i conti, abbiamo 500.000 irregolari, fatevi i conti, non è una strada che minimamente risolva il problema. Eppure si punta a un accordo per non far partire i migranti alla Libia. Le condizioni in cui sono tenuti gli oltre 400.000 chiusi, tappati in Libia, sono state definite dalle stesse Nazioni Unite totalmente inaccettabili. A parte tutto questo, rimane il fatto che la Libia non è che ha un governo riconosciuto o qualcuno che governa il territorio, quindi con chi il nostro governo voglia fare un accordo per il momento mi sfugge.